chiamiamo sul palco con grande piacere Don Ciotti, Don Luigi Ciotti, di nuovo Propaganda Live. Don Luigi Ciotti. Come va? Come stai? Abbastanza bene, grazie. Ecco, allora... Sono inquieto per quello che ho visto. Lo so, noi cerchiamo di alleggerire un po', ma l'inquietudine arriva. E, pensavo oggi che noi ci siamo visti poco meno di un anno fa, novembre 2022, quando sono venuto a trovarti a Torino, nella sede del gruppo Abele di Libera, a casa tua. E eravamo... reduce da una settimana di passione per l'ennesima su queste vicende, perché c'era appena stato il caso della Jo Barents, dello sbarco selettivo che avevamo raccontato qua, e avevamo commentato quella volta l'inasprimento, la disumanità delle misure in atto, l'assurdità. Passato un anno, che poi è l'anno del governo Meloni, che si sta celebrando più o meno in questi giorni, e siamo a queste cose che abbiamo raccontato, che sono sincero, pur prevedendo, immaginando, queste sono le politiche promesse, non pensavo si arrivasse a arrivano con le scarpe, dobbiamo verificare l'età dei minori e altre assurdità sentite. Tu che ne pensi di tutto ciò? Primo, e poi rispondo alla tua sollecitazione, ti consegna, poi me la porto di nuovo via, questa Bibbia in inglese che un pescatore di Lampedusa mi ha consegnato. L'ha raccolta in un sacchetto di plastica molto bagnata, in fondo a un barcone che ha 360 morti. Tra pochi giorni ricorderemo questa immane vicenda che voi ben ricordate. 3 ottobre 2013. Esattamente. E mi ha consegnato questa Bibbia in inglese. Non sappiamo se la persona che l'aveva è sopravvissuta o se fa parte di quei 368 morti. Io so solo che chi ha fatto questo viaggio della speranza a cercare una terra promessa aveva messo in un sacchettino di plastica con pochi vestitini questa parola di Dio. No, che chiede a tutti noi di stare da quella parte, dalla parte della libertà, della dignità, della vita delle persone. È mortificante vedere tutto questo. Queste immagini della mela benedetta che ho visto, della pesca, e la mortificazione anche dei sentimenti, delle fragilità, delle sofferenze delle persone. Il problema dei migranti. Siamo al punto di... siamo quelli che ci ripetiamo continuamente. Sono deportazioni indotte. Allora, hanno il diritto, come ci ricorda Papa Francesco, di restare nella loro terra se ci sono le condizioni, e allora bisogna che la cooperazione internazionale, gli interventi di tutti questi paesi che hanno sfruttato quei paesi, gli hanno portato via le risorse, continuano a sottrarre le risorse, l'abbiamo colonizzati prima. Adesso abbiamo le grandi multinazionali che gestiscono i loro sottosuoli. L'Africa sarebbe ricca se noi non riportiamo via questi patrimoni. Adesso però li respingiamo sempre. E questo credo che sia una grande vergogna, una grande vergogna. È mortificante tutto questo. E soprattutto, allora, chi vuole restare nei vari paesi, creiamoli le condizioni. Ma chi vuole partire perché è disperato? Io sono una piccola persona, piccolissima, però da 40 anni il gruppo in cui io vivo è in Africa. È in Africa, è in Costa d'Avorio, che viene considerato paese sicuro. Ma guarda caso, noi ho visto bambini morire di fame, di sete, perché non hanno l'accesso ai farmaci, che qui sarebbero facili da trovare. E quando vado giù, arrivano delle mamme che si sentono onorate, a volte magari in un lenzuolo, di poter portare il loro bambino,
che tu lo possi portare tu al Camposanto. Se non ci sei, fanno tutto da loro, fanno tutto da loro. C'è la disperazione. Come ci facciamo a permettere di dire che sono paesi sicuri? Andiamo a offrirgli 4 soldi perché si riprendino i migranti. Il nostro ministro è andato giù a trattare, vi mandiamo giù 8.000, 10.000 della Costa d'Avorio perché voi ve li riprendete. E questo è il modo di affrontare i problemi dell'umanità? No. E allora grida vendetta vedere tutto questo. Questi giudizi, queste semplificazioni, questo semplificare le cose, non fa onore al nostro paese. Fa onore sentire che vogliono lottare contro i mandanti dei grandi traffici. Questo siamo d'accordo tutti. Ma creiamo i flussi regolari perché le persone che sono nel bisogno possono essere accolte, accompagnate, rispettate, riconosciute. È stata la storia anche di milioni di italiani che sono andati via da qui per andare a cercare la loro libertà e la loro dignità. Allora, è mortificante vedere tutto questo. È mortificante vedere che si mandano le navi, l'ONG, il porto più lontano. Lo si fa sulla pelle della disperazione e della sofferenza della gente. E di fronte a questo non si può stare zitti. Ma non dobbiamo stare zitti nessuno, perché la malattia più terribile è sempre delegare a qualcuno che dica delle cose. Dobbiamo sentire il dovere di parlare per far emergere queste violenze, queste ingiustizie, queste semplificazioni. Abbiamo questa responsabilità. Allora io credo, ma anche questa cosa della mela e della pesca. La pesca. Ma della pesca. La mela era un'altra storia che tu vuoi dire. Sì, che storica. No, per carità, tu mi insegni, però la pesca ecco, a tempi moderni. Ma dico, io non l'ho visto, ma ho visto l'immagine, la presentazione, i sentimenti di sofferenza, di fatica, di fragilità di fronte a tante situazioni che si sono separate. Ma tutto, chi vince qui? Vince il prodotto, la mercificazione è fatto per vendere più prodotti. Ancora una volta noi abbiamo la merce e nel gioco della merce si fa tutto contrario di tutto. Posso dire che questa è una vergogna? A proposito di merce, il prezzo della libertà da un CPR è più o meno 5.000 euro. Sì, questo. Fissato, prezzo fissato in questo caso non dall'Estelunga, da qualcun altro, ma fissato dal governo. Sì, non so se è una corruzione, ma immaginate, usiamo la nostra testa, la nostra intelligenza. No, io rischiamo di avere nel nostro paese una cosa che non va bene, perché rischiamo che emerga sempre di più la politica della forza e non la forza della politica. Noi abbiamo bisogno della forza della politica, non la politica della forza che va a cercare tutti i meccanismi, no, per punire, per emarginare, per respingere, per penalizzare. Ma vi pare possibile tutto questo? Allora chi riesce a racimolare questi soldi, e devono racimolarseli loro direttamente, perché non è possibile che i terzi intervengano a dare loro una mano, mi sembra paradossale tutto questo. Come devo dire, sui ragazzi minori, sì, che non riescono a dimostrare la loro età, è stato detto molto bene, la maggior parte non riesce, perché in alcuni paesi non hanno neanche il registro delle nascite, guarda caso. Ma i ragazzi cercano di aumentare l'età, ma non dimentichiamo che le ragazze cercano, scusate, i ragazzi di diminuire l'età, e le ragazze invece di aumentare l'età, perché hanno un ordine preciso di aumentare l'età, perché qualcuno gli ordina di fare questo, perché in cambio poi
e il circuito della prostituzione. Non dimentichiamoci anche di questo, di queste forme. E quindi trovo paradossale queste tariffe, questi meccanismi che vanno proprio a schiacciare la fragilità delle persone per garantire noi, per garantire questa Italia culla della civiltà. Ma allora il problema sono anche gli italiani, abbi pazienza, sono anche gli italiani che permettono tutto questo. Ci vuole una rivoluzione delle coscienze che parte da qui dentro, perché non è possibile accettare queste modalità, questi linguaggi e queste politiche. Allora, Don Ciotti è quella tipologia di ospite che gli fai una domanda e poi parte in maniera torrenziale. No, no, è bellissimo ascoltarti e non ti interrompo. Motivo per cui adesso ti faccio una domanda leggermente più lunga e poi tu vai. Cioè, è una domanda che ne comprende un paio. Ed è questa, però mi aggancio a quello che stavi dicendo, ad esempio adesso per sulla prostituzione. Prima abbiamo parlato appunto del nesso, poi fra criminalità organizzata e il trattare il fenomeno migratorio in questa maniera. E questa è la settimana anche nella quale è morto Matteo Messina Denaro, quindi si torna, come se invece il tema non fosse sempre tristemente attuale, a parlare di mafia. E mi aggancio ad una polemica che tu più o meno consapevolmente, anzi penso cioè non lo so, hai avuto credo quest'estate, adesso non mi ricordo bene i giorni, a commento della costruzione del fantomatico ponte di Messina, di cui tanto si parla da sempre, ormai da tanto tempo, ma se ne parla tantissimo da quando c'è questo governo, in particolare Salvini al Ministero. E a margine di un comizio, tu hai detto, prima tu avevi detto che più che unire due coste potrebbe unire due cosche, correggermi se sbaglio, cito il titolo, diciamo, e a commento di questa tua affermazione il ministro Salvini, dicendo, neanche chiamandoti per nome, dicendo c'è un signore con la tonaca, un po' con lo schema qua, il format, gli orologini, insomma è il repertorio di Salvini, signore con la tonaca che però è Don Luigi Ciotti, che insomma è abbastanza conosciuto in questo paese, nel dibattito di questo paese, se poi hai fatto il ministro dell'interno anche, magari insomma dovresti saperne, e ha detto che tu saresti in sostanza un anti-italiano, mettiamola così, che ha parlato in quell'occasione in maniera superficiale, volgare e ignorante. Vado citando. Ora, ti chiedo, non ti chiedo adesso il commento a quelle affermazioni lì, però del ponte, poi ne parleremo anche dopo con Marco, ancora il dibattito è quanto mai caldo, e ripeto, questa è la settimana dove un tema come quello delle mafie, di cui si parla sempre poco, anche se all'improvviso ci sono stati i blitz a Caivano a seguito del fatto di cronaca, a Torbella Monaca, come è accaduto spesso anche in passato, uno che si occupa come te di queste cose 365 giorni l'anno, che impressione ha anche su questo tema, riguardo a questo tema? Beh, bisogna non dimenticarci la gratitudine per il grande lavoro di segmenti della magistratura, forze di polizia, perché ogni giorno vedi che vengono fatte delle operazioni, ci sono degli arresti, hanno individuato dei grandi giochi criminali. Quindi far emergere tutto questo mi sembra un atto di correttezza anche per il grande sacrificio e l'impegno di tanti uomini e di tante donne. Dall'altra parte, detto questo, non dobbiamo dimenticarci che l'ultima mafia è sempre la penultima, perché tu puoi arrestare un sacco di persone, possono scomparire alcuni personaggi, no, ma l'ultima mafia è sempre la penultima, perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, il rigenerarsi. È la storia che ci ha consegnato questo. E noi non possiamo continuare a tagliare l'erba, la mala erba, solo in superficie. Quello che viene fatto da 150 anni che si taglia la mala erba in superficie. Dobbiamo estirpare il male alla radice. Estirpare il male alla radice, a fianco del lavoro dei magistrati, delle forze di polizia, di quel tipo di intervento di segmenti delle istituzioni, è veramente una grande sfida culturale, educativa, sociale. Lotta alla mafia vuol dire casa, politica e sociale, lavoro, cultura, no, scuola, sanità che funziona. Vuol dire le politiche sociali. Questo è uno dei grandi nodi, no.
E invece noi continuiamo a stare solo a rincorrere i sintomi, ma dobbiamo andare a estirpare il male alla radice. Non dimenticandoci che oggi le mafie restano uguali sempre nella loro sostanza, ma hanno cambiato modalità, strategie, viaggiano ormai usando le nuove tecnologie, hanno aperto fronti diversi e quindi ci vuole ancora uno scatto in più. Ma la risposta oggi deve essere una risposta collettiva. Ci vuole che ci sia veramente una rivolta anche qui delle coscienze. Non possiamo da 150 anni continuare a parlare di mafia, perché se solo affidiamo questo compito, e lo dico con rispetto e gratitudine, a chi dà una risposta giudiziaria, che fa quelle inchieste, e non affrontiamo l'altro nodo. L'Italia è all'ultimo posto in Italia per la povertà educativa. Caivano? Allora lì, interventi, i soldi si sono trovati subito. Ma ben venga! E le altre periferie, e le altre zone in Italia, dove ci sono delle persone che sono come delle gabbie in cui sono chiuse, in quartieri dove non hanno gli appigli a cui arrampicarsi, dove mancano opportunità, dove mancano dei servizi. Noi dobbiamo rispondere in tutti questi contesti. Allora in questo senso dico le politiche sociali, la cultura, questa risposta meticcia che è necessaria. E allora l'ultima mafia è sempre la penultima, non dimentichiamocelo. Loro si rigenerano sempre, dobbiamo rigenerarci noi, deve rigenerarsi la politica, che deve dare delle risposte, avere una visione ampia oggi, oggi. Il problema che oggi in Italia a fare la differenza è l'indifferenza. Nella testa e nella percezione degli italiani si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, è diventato una delle tante cose. E poi ci siamo esaltati per Matteo Denaro Messina, che era già fuori gioco, certo, il suo potere, il suo denaro, la sua forza. Abbiamo fatto un mito che non finiva di Matteo Denaro Messina. 30 anni latitante, ma quella latitanza, non dimenticatelo mai, denuncia in questi 30 anni altre latitanze complici che hanno permesso a Matteo Denaro Messina di essere latitante. Questo è un problema fondamentale che noi non possiamo dimenticare. Io ti ringrazio, ti rendo perché appunto è tua, è un dono prezioso la Bibbia di Lampedusa. Prima di salutarti, Don Marco, mi fai vedere quella foto? Certo. Oggi mi hanno mandato una foto inedita di Don Luigi Ciotti, che è collega di Fabio Rondanini. Cioè, Bruno Palermo da Crotone, giornalista. Hai qualcosa? Confessa di Don, hai qualcosa da dire a tua discolpa? Ma no. Io l'unico strumento che suono è il campanello. Vabbè, però qua la postura è giusta. Ecco, però, Caterpillar, ogni anno, un momento con Libera, Pesaro, c'erano 100 batteristi, io faccio sempre un piccolo intervento. A saperlo prima. Allora questa sera vengo volentieri a suonare con voi. Don Luigi Ciotti! Grazie a tutti.